Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, benvenute, benvenuti, buona domenica a tutti. Oggi, in questo fortunato giorno, iniziamo l'ultima parte della Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila. La parte finale, capitolo primo, il secondo incontro di Rupa Goswami col Signore. Nel suo Amrita Pravaha Bhashya, Śrīla Bhaktivinoda Thakura sintetizza questo primo capitolo. Dopo il ritorno di Sri Chaitanya Mahaprabhu a Jagannath Puri da Vrindavana, tutti i suoi devoti venuti a conoscenza della lieta notizia, arrivarono da ogni parte dell'India a Purushottama Kshetra Jagannath Puri. Sivananda Sena prese con sé un cane e pagò per lui perfino la tariffa per traghettare il fiume. Ma una sera il cane, che non aveva ricevuto alcun cibo, se ne andò direttamente da Sri Chaitanya Mahaprabhu a Jagannath Puri. Il giorno dopo, quando Sivananda raggiunse Jagannath Puri insieme con gli altri devoti, vide il cane che mangiava della polpa di cocco che Sri Chaitanya Mahaprabhu gli aveva dato. In seguito a questo episodio, il cane fu liberato e tornò a Dio nella dimora originale. Il nostro rifugio ultimo è sempre il nostro amato Signore. E lui è l'amico che mai ci deluderà. E questa fede deve essere costante nel nostro cuore. E la certezza di un punto fermo, di una realtà assoluta, al di là di ogni dubbio. Questo è la visione dell'innamorato verso l'amato. L'amore è la certezza. Altrimenti, quale rifugio, quale speranza possiamo avere? Qui anche un cane, in una forma così non certo favorevole, trova questa fortuna, Bhagya Vangiva. Nel frattempo, di ritorno da Vrindavana, Śrīla Rūpa Gosvāmī raggiunse il Bengala. Benché non avesse potuto accompagnare i devoti bengali, dopo qualche tempo giunse a Jagannath Puri, dove dimorò insieme con Haridas Thakur. Śrīla Rūpa Gosvāmī compose un verso importante che inizia con le parole Priya Soyam, che fu apprezzato moltissimo da Sri Chaitanya Mahaprabhu. Un giorno, accompagnato da Ramananda Rai e da Sarvabhoma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu andò a trovare Haridas Thakur e vide il verso che Rupa Goswami aveva composto come introduzione alle sue opere Lalita Madhava e Vidagdha Madhava. Dopo aver esaminato i due manoscritti, Ramananda Rai espresse la sua approvazione e il suo apprezzamento. Al termine del periodo del Chaturmasya, tutti i devoti che erano venuti dal Bengala tornarono alle loro case. Śrīla Rūpa Gosvāmī invece rimase a Jagannath Puri per qualche tempo. Allora avremo la fortuna nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, di entrare in questa nuova combinazione di rasa. E qui il Signore è il cuoco supremo, mescola tutti questi gusti, queste diverse fragranze per offrirci il nettare sublime, supremo. Lo vedete, abbiamo letto di questi ingredienti, no? I luoghi, le persone, le varie situazioni. Proprio come un regista, il Signore muove
tutto questo per offrirci che cosa? Non è solo una soddisfazione fine a se stessa. C'è un fine. Il fine supremo è il puro amore per Dio. Lo vedete, anche i grandi devoti così devono fare dei passaggi. Fanno dei passaggi. Non c'è nulla di statico, non c'è nulla di scontato, non è una magia, non è qualcosa di mistico, è qualcosa che è la vera realtà. Quando ci liberiamo, quando l'essere, allora Dio non ne ha bisogno, Lui è sempre libero. Quando noi ci liberiamo di tutto ciò, degli impedimenti, allora c'è l'incontro. Ma anche questo passaggio preliminare quando è diretto verso il Signore, è infinitamente attraente e affascinante, e lo vedremo proprio in queste pagine. Quindi, capitolo primo dell'Antya Lila, il secondo incontro di Rupa Goswami, verso 1. Pangum langayate sailam, mukam avartayet chrutim, yakripata maham bande, Krishna Chaitanya Isvaram. Questo è il parafrasaggio di un verso molto conosciuto. Offro i miei rispettosi omaggi a Sri Chaitanya Mahaprabhu, per la cui misericordia, Pangulanga Yate Girim, uno storpio può valicare le montagne e un muto può recitare le opere belle. Durgame Pati Me Ndasya, Skalat Pada Gater Muhur. Svakripa yasti danena santa santvar vas avalambanam. La mia strada è molto difficile. Sono cieco, i miei piedi cedono continuamente. Che i santi mi aiutino concedendomi come sostegno il bastone della loro misericordia. Non ha importanza tanto, a volte abbiamo citato la favola, la favola della tartaruga e della lepre. La società odierna è la società delle prestazioni esterne, ma nella riuscita non è mai questo, e lo vediamo. Tutta la storia ci parla attraverso questo linguaggio. Non è questo il metodo sicuro. Ma il metodo sicuro è un altro. Uno può essere anche zoppo, come diceva il verso prima, e può essere anche muto. Ma Yakripata Mahambandè. La kripa, la misericordia. Che cos'è questa misericordia? A volte pensiamo che questa misericordia sia una magia, un miracolo. Ma questo miracolo, questa magia, avviene perché ci sono degli innamorati. E semplicemente, come ascoltavo le storie ieri sera da un devoto molto caro, diceva: semplicemente stando vicino, vedendo questo amore, il nostro cuore, anche lui, come dice qui, che i santi mi aiutino concedendomi il sostegno, diventa il sostegno. Noi cerchiamo questo, fin da bambini cerchiamo
nello sguardo di nostra madre e nostro padre, il sorriso dell'affetto. Questo ci sostiene. Non sono le qualifiche, le capacità. Che se ne fa un bambino delle capacità? Che se ne fa? È il segreto dei segreti questo. L'abbiamo letto alla fine del Madhyalila. Questo dolce canto degli abitanti di Vrindavana contiene tutta l'essenza di tutte le scritture. Noi le ascoltiamo queste cose, ma di nuovo poi diventiamo subito imbrigliati da questo senso cioè di pensare che tutto deve essere, deve poggiare su delle capacità esterne. Mentre invece è esattamente l'opposto, è proprio la profondità che noi chiamiamo coscienza, no? La coscienza di Krishna. Sri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Eichai Gurura Karon Charana Vandana Ya Oite Vigna Nas Abhishta Purana. Anche qui parafrasa una canzone che conosciamo tutti. Prego i piedi di loto dei sei Gosvami, Sri Rupa Sanatana, Bhatta Raghunatha, Jiva Gopal Bhatta e Dasa Raghunatha, affinché tutti gli impedimenti che ostacolano la stesura di quest'opera siano annientati e il mio vero desiderio possa essere soddisfatto. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Attraversare questo mare ce l'ha spiegato prima, come fare. Sono cieco, sono zoppo, ma ho un bastone, un sostegno sicuro. Tutti noi vorremmo che i nostri profondi desideri si manifestassero. Sempre ieri sera parlando con un mio caro amico, diceva: ma è tutta la vita che ho questo desiderio, prima o poi si avvererà bene. Non basta avere il desiderio, bisogna essere anche molto umili e pazienti. Signore, ma perché? C'ho questo desiderio. Proprio stamattina pensavo a questo, mi venivano in mente le canzoni di Mirabai. Arcotocal giridare là. Arcotocal significa ma quando? Quando? Ka, arcotocal, cala, no? Quanto tempo ancora, Signore? Quanto? Sono qui. Mi dai il desiderio e non vieni. E questo è il significato di molte canzoni di Mirabai. Mi dai il desiderio e poi non vieni. E passano gli anni, passa il tempo e non vedo niente. E diceva questo mio amico, chiudo gli occhi e vedo solo buio, non appare niente. Come fare a cogliere l'amore, il sorriso dell'amato anche in questo buio? Questa è, i santi mi aiutino concedendomi il sostegno della loro misericordia. Quando la fede spunta nel cuore, qui in questo capitolo lo vedremo, no? Ramananda Roy diventa soddisfattissimo per le qualità del suo caro amico Rupa Goswami. Guardate che questo è un punto così importante perché è il segreto di ciò che ci ha insegnato Sri Chaitanya. Forse noi possiamo fallire, anzi pensiamo io fallirò eternamente.
ma gli altri invece hanno successo e io sono felice di questo. Se io mi rammarico per il mio fallimento, ho fallito 3 miliardi di volte, ma se invece io divento felice per il successo degli altri, è la mia vittoria. Capite? Questo è il vero significato del verso Trinadapi Sunicena. E Sri Chaitanya, quando vedeva i suoi devoti diventare felici per il successo degli altri, diceva: questa è la vera dimostrazione dell'amore. Invece noi vorremmo sempre essere noi, la punta di diamante. Questo è un mistero. Pensate che è così misterioso che Sri Chaitanya è apparso in un mix di rasa per capire proprio questo. È detto che Srimati Radharani, lei vede gli altri più desiderosi di lei stessa. Ed è questo che gli fa avere un desiderio ancora più grande. In realtà noi sappiamo che proprio per questa ragione il suo desiderio di soddisfare il suo amato è supremo. Perché se lei dicesse io sono brava, meglio, e si ferma. Tanto sono già la migliore. È un segreto molto sottile che ci sfugge anche solo pensandolo. Perché non ha logica, ma invece non ha logica in questo mondo, ma ha la logica suprema. Quindi lui prega, non, Signore, fa che le mie qualità possano essere, no. Lui prega tutti i devoti. Nella spiegazione Srila Prabhupada dice: chi desidera fare del bene all'umanità intera troverà certamente persone che ostacoleranno. E questo in questo mondo è una cosa naturale. Ma tuttavia, se il devoto, la persona, non si fissa su queste, sulle problematiche, e sono zoppo, sono cieco. Questi mi fanno lo sgambetto costantemente. Ma se uno invece di fare questo cerca il rifugio dei Gosvami, dei devoti come i sei Gosvami, essi nella loro misericordia assicureranno certamente ogni protezione al servitore del Signore. E di nuovo ripete, dobbiamo stare attenti a questo perché nella nostra semplicità, a volte pensiamo che questo sarà un miracolo, no? Che basta che ci guardano, ci toccano, ma loro stessi non hanno mai ricevuto questo. E lo vedremo in questi capitoli, come l'abbiamo visto in tutti gli altri. Non è strano che coloro che diffondono il movimento per la coscienza di Cristo in tutto il mondo devono trovarsi a fronteggiare ostacoli. Ma questi ostacoli sono annientati se ci rifugiamo ai piedi di loto degli amanti di Dio. Così il desiderio trascendentale del servizio devozionale verso il Signore sarà soddisfatto. Jayatasura topango mama manda matergati matsarvasya padambujo rada madana moano. Questi sono i tre versi per le tre divinità di Vrindavana, Madan Mohan, Gopal, Govinda e Gopinata, scritte proprio da Krishnadas Kaviraj Goswami, noi spesso le cantiamo,
è contenuto proprio. Madan Mohan è colui che ci affascina, ci attrae. Govinda ci porta dentro alla relazione. E Gopinath è il signore delle gopi dentro all'ila. Gloria a Madan Mohan, che sono la fonte di ogni misericordia, sono storpio e sprovveduto, eppure essi sono le mie guide e i loro piedi di loto sono tutto per me. Dibya Brindaranya Kalpa Drumada Srimad Ratnagar Simhasanasto Srimad Radha Srila Govinda Devo Prestalibi Sevyamano Smarami. Voglio fare un punto qui, è una sciocchezza, però. A volte qui è detto Srimadrada, no? Ma ho sentito la maggioranza dei devoti non dicono Srimadrada, dicono Sri Srila Radha. Perché Srimad di solito è rivolto a un maschio, è maschile, no? Ma se l'autore ha usato questa parola, no? Noi dovremmo usare la stessa parola. Adesso che lo sapete, fateci caso, perché a volte noi siamo più attaccati al principio tecnico, no? Non siamo abituati a dire Srimad Radha, Sri Radha. Sembra quasi una cosa, ma potete guardare qui nella Chaitanya Charitamrita. Vediamo come Srimad qui lo traduce come meraviglioso. No, dunque, Srimad, bellissima, bellissima Srimati Radharani. Srimati Radharani. Quindi Srimad Ratnagara, bellissime, un gioiello, un trono prezioso, e Srimad Radha, Srila Govinda Devo Prestalibi Sevyamano Smarami. A Vrindavana, in un tempio di gemme preziose sotto un albero dei desideri, Srimad Ratnagara, servite dalle loro compagne più intime, Sissi Radha Govinda, siedono su un trono risplendente, offro loro i miei rispettosi omaggi. Sriman Rasa Rasarambi, Bamsi Bhata Tatastita, Karsan Venus Vanair Gopir, Gopinath Siestuna. Srila Gopinath, che ha dato inizio al dolce sentimento trascendentale della danza rasa, e là, sulla spiaggia di Vamsivati, attrae l'attenzione delle pastorelle con la canzone del suo flauto, del suo famosissimo flauto. Possono tutti loro concedermi la loro benedizione. Questa è l'immersione totale. Madan Mohan e Govinda ci portano nell'essenza. Ci sono tante canzoni che ci parlano di questo. Amiyamuna Puline Kadamba Kanana Kierinu Sakijata canta Bhaktivinoda Thakura. Che cosa ho visto, Sakhi? Ed è proprio questo. Sì, Gopinath che dà inizio alla danza rasa. Qui non è sulle spalle. Vabbè, qui è in un altro luogo. Vamsivate attrae l'attenzione delle pastorelle con il suo flauto. Questo è il fulcro di tutto, il punto fermo. Gopinath, il signore delle gopi, con le gopi intorno, performa costantemente questa danza d'amore. Costantemente. Questo è il fulcro, è il centro, è l'apice.
è l'origine e la causa di tutto. Questa è la realtà. La realtà non è essere onesti, farsi una bella vita, una bella famiglia. Sì, questo è il mezzo, ma non il fine. Perché se c'è tutto questo e non c'è lo scambio d'amore con gli altri esseri e con Dio, questo è Vrindavana, non troviamo ciò che cerchiamo. Se noi ci fermiamo solo alla struttura, in un viaggio la macchina, il veicolo, l'aereo ci portano, sono il mezzo. È molto importante se questo mezzo è in perfetto stato, è veloce, ma lo scopo è la meta. Quindi tutto è perfetto se c'è uno scopo, e lo scopo è l'amore. Questo amore personificato in questo scambio di Gopinath con le sue, con le gopi, con Srimati Radharani e le gopi. Questo è lo scopo della nostra esistenza. È il sogno, è la visione. Tutto ciò che vediamo è finalizzato a questo. Perché se ci pensiamo, questa è la cosa che in realtà tutti cercano. L'abbiamo spiegato in tutti i modi. Se noi pensiamo che sia qualcos'altro, allora immaginate di avere tutto questo, ma non la relazione. Pensate di possedere, così non ci sono più guerre, siete da soli. Tutto il pianeta per voi, tutto, con i suoi tesori, le sue ricchezze. Non avete più solo una nazione, tutto il pianeta. Però siete da soli. Ce la facciamo a fare questo ragionamento così semplice? Dopo non c'è più da discutere. La mia nazione, la tua nazione, destra, sinistra, no? Hai tutto, ma sei da solo. Allora preferiamo questo o preferiamo anche una capannetta semplice, immersa nella natura, ma con una buona associazione, con l'amore? Sono sicuro che tranne qualche persona che ha, non so, ha qualche disturbo, penso che tutti preferiamo la seconda. E la seconda è proprio questa, è Gopinatha con le gopi. Quindi, cosa stiamo cercando in questa vita? È importante vedere il luogo dove siamo diretti, la realtà dove siamo diretti. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Tutte le glorie a Sri Chaitanya Mahaprabhu, tutte le glorie a Sri Nityananda, tutte le glorie ad Advaita Acharya, tutte le glorie ai devoti di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Madhya Lila Sanksepe Karinun Varnana, Antya Lila Varnana Kicchu Sunu Bhaktagana. Ho brevemente descritto i divertimenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu nel Madhya Lila. Ora cercherò di descrivere almeno in parte i suoi ultimi divertimenti conosciuti come Antya, finali, Lila, divertimenti. Quindi Adi Lila, i Lila iniziali. Madhya Lila, i divertimenti mediani, e Antya Lila, i divertimenti che ci portano
allo scopo, a visualizzare lo scopo ultimo, che non è la fine, e non scambiamolo per la fine. Finisce tutto, dopo cosa succede? Questa fine non ha fine. Quest'anti alile non ha fine, perché l'amore per essere tale è eterno, la felicità per essere tale è eterna. Madhya Lila, Madhya Anti Alila, Sutragana, Purvagante, Saksepe, Kariachi Varnana. Nel Madhya Lila ho fatto una breve sintesi dell'Anti Alila. Amijara, Grasta, Nikate, Jania, Marana, Antia, Kono, Lila, Kariachi, Varnana. Ormai l'età avanzata mi rende invalido. Pensate che appena 2 anni dopo aver finito questa meravigliosa opera, Krishnadas Kaviraj Goswami ha lasciato il corpo, questo corpo manifestato. Era molto anziano e ammalato, eppure vedremo anche, soprattutto in quest'ultima parte, com'era immerso. E provate a immaginare. Tutti noi viviamo dei momenti, non so, con anche solo un'influenza, no? Ecco, Krishnadas Kaviraj Goswami aveva una salute molto cagionevole, era molto anziano. Eppure era completamente immerso. Quello si chiama trascendenza, cioè trascendere. La base della trascendenza è l'umiltà e la tolleranza spirituali e soprattutto il rispetto e non, come abbiamo visto prima, di non mettersi sotto i riflettori, rispettare gli altri, essere più felici del successo degli altri. Perché in realtà quello è il principio supremo, è lo scambio. Cioè quando si fa quello, le altre persone traggono un piacere, una felicità illimitata. Quindi tu diventi il ricettacolo di tutte le benedizioni. È incredibile, eh? Ed è una lotta, ed è di una difficoltà mostruosa in questo mondo. Perché ci siamo abituati esattamente all'opposto. Amijara, Grasta, Nikate, Jania, Marana, Antia, Kono, Lila, Kariachi, Varnana. Ormai l'età avanzata mi rende invalido e so che potrei morire in qualsiasi momento. Per questa ragione ho descritto in anticipo alcune parti dell'Anti Alila. Come ha fatto Prabhupada, che ha offerto il decimo canto nel libro di Krishna perché pensava di lasciare il corpo. Quindi non è stato il primo a fare questo. Krishnadas Kaviraj Goswami aveva già offerto addirittura nell'Adilila. Infatti è fantastico perché nell'Adilila all'inizio offre le conclusioni ultime ed è questa la ragione. Perché pensava di non campare, no? Ma poi il Signore gli ha dato un po' di forza e ha compilato tutta la Madhya Lila e anche l'Anti Alila. Infatti adesso Srila Prabhupada lo dice, anche se allora, seguendo le orme di Krishna Das Kaviraj Goswami, sto cercando di tradurre le opere Bhagavata quanto più velocemente possibile, tuttavia, sapendo di essere vecchio e quasi invalido, ho già tradotto in forma sintetica l'essenza di tutte le scritture vediche, il decimo canto dello Srimad Bhagavatam, che è il libro di Krishna. Ho inaugurato il movimento per la coscienza di Krishna all'età di 70 anni, ora che ne ho 78, so che la mia morte è imminente. Infatti, lascerà il corpo 4 anni dopo, a 82 anni. Sto cercando di terminare il più presto la traduzione dello Srimad Bhagavatam, ma prima ho dato ai miei lettori il libro di Krishna, dove
Dio, la persona suprema, in modo che se dovessi morire prima di portare a termine l'intera opera, sia loro possibile gustare questo libro che è l'essenza dello Srimad Bhagavatam. E in questa essenza, l'abbiamo già detto, c'è un'altra essenza. E c'è un'altra essenza. L'essenza dello Srimad Bhagavatam è la danza rasa, è l'incontro di Gopinath con le sue amate Gopi. Purva Likhita Granta Sutra Anusare Ei Nai Li Tata Lekhye Vishtare. Tenendo presente le descrizioni precedenti, cercherò di raccontare accuratamente tutto ciò di cui non ho ancora parlato. Leggendo queste cose dobbiamo essere consapevoli che il principio della predica non è solo organizzare un'istituzione, portare anime, ma mentre si fa questo, se noi stessi non sviluppiamo questo amore, è il fallimento totale. Ah, ho fatto tanto, ho aiutato tanto. Sì, ma tu dove sei? Se il cuore non cambia, cioè noi siamo, dovremmo essere i beneficiari della misericordia dei devoti che ci hanno predicato, come noi cerchiamo di predicare, cioè di condividere con gli altri, no? Se noi condividiamo con altri e vediamo che gli altri semplicemente condividono con altri, ma non raggiungono, non sarà una grande felicità. La felicità viene quando vedi che chi ti è vicino sviluppa l'amore per Dio. Capite? Non è un giudizio, non è una critica assolutamente. Cioè, l'espansione è questa. L'espansione sono i puri devoti. L'espansione è riempire il cuore d'amore, non è un aumento, un successo sociale di una società. Cioè, se in questa società tutti sono impegnati a sviluppare la società, ma nessuno raccoglie il tesoro per cui è nata questa società. Ve l'ho detto, questo non è assolutamente nel mio cuore, non c'è nessun desiderio di giudizio, di critica, però dobbiamo stare attenti a questo. E come si fa? Assorbendosi, non solo facendo, ma assorbendosi nello scopo che qui Sri Chaitanya Mahaprabhu ci offre. Non dobbiamo diventare solo bravi, ma dobbiamo vedere che il nostro cuore cambia, che il nostro cuore si riempie d'amore per tutti, perché il Signore ama tutti, che non c'è più discriminazione, il mio gruppo, il tuo gruppo. In un certo senso ci sarà sempre, perché abbiamo un ambito e noi non siamo così espansi da poter, abbiamo un ambito, no? Cioè è naturale, con anche il senso della famiglia, nasci in una famiglia, c'è un legame, no? Ma il principio supremo dell'amore divino, c'è un padre e ci sono tutti i figli e creature, no? Questo è importante. Allora, incominciamo a sentire che nel nostro cuore si sta sviluppando questo, e se non si sta sviluppando, noi preghiamo, 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 preghiamo perché questo avvenga, o ci basta sviluppare una società? Perché è nata questa società? Questa è la coscienza di Cristo.
Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu tornò a Jagannath Puri da Vrindavana, Swarup Damodar Goswami mandò immediatamente ai devoti del Bengala la notizia dell'arrivo del Signore. Suni, Sachi, Anandita, Saba, Bhaktagana, Sabe, Mili, Nilachale, Karila, Gamana. A quella notizia Madre Sachi e tutti gli abitanti di Navadvip si riempirono di gioia e partirono tutti insieme per Nilachala, Jagannath Puri. Nilachala, la collina Nila, blu. A chi non lo sapesse? Nilachala. Nilachala Chandra, ma Prabhu Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. È una storia molto bella. Prima il signor Jagannath, in una forma, era chiamato Nila Madhava. Nilachala è la collina blu sulla quale si erge il tempio del signor Jagannath. Kulina Grami Bhakta Arayata Kandavasi Acharya Sivananda Sane Milila Sabeasi. Con tutti i devoti di Kulina Grama e di Srikanda e anche Advaitacharya, che viveva a Santipura, si riunirono per incontrare Sivananda Sena, che era il devoto che aveva le capacità per organizzare il viaggio. Lui, capite? Ognuno di noi è una persona che ha delle capacità. Lo scopo non sono queste capacità, ma lo scopo è lo scambio d'amore. Allora, Sivananda ha delle capacità. E le usa mettendole al servizio, vale a dire, come dicevamo prima, la gioia è nella gioia di chi c'è intorno. Allora lui organizza, riesce ad avere i permessi dei vari dazi e dogane che ci sono. Allora c'erano tanti staterelli, no? Da passare, partendo. Qui siamo a Mayapur, Navadvip, e devono recarsi a Jagannath Puri, nell'Orissa. No? C'è un po' di strada e in questo lui organizza il cibo, le residenze dove dormire, dove stare, tutti i vari passaggi. Ed è qui che avverrà quella storia bellissima del cane, di questo cane che si mette con questi pellegrini, no? E Sivananda Sena è così dedicato che si prende cura di questo cane e non lo caccia via. Si prende cura di questo cane e questo cane ha questa grande fortuna, gli basta questa associazione per tornare da Dio. E lo vedremo, una storia meravigliosa. Quindi Sivananda Kare Sabara Gate Samadana Sabare Palana Kare Deya Vatsasthana. Sivananda Sena preparò il viaggio, fornì il necessario, assicurando a tutti il vitto e l'alloggio. Eka Kukura, eccolo qua, Kukura. Quando sentite Kukur, Tomara Kukur. Kukur è il cane. È un bel modo di chiamare, Kukur. Eka Kukura, Eka, un cane, Chale, Sivananda Sane, Bhaktia, Bhaksya, Dia, Lana, Chale, Karia, Palane. Mentre andava Jagannath Puri, Sivananda Sena incontrò un cane e permise di accompagnarlo, lo nutrì e si prese cura di lui come di qualsiasi altro. No, il mio gruppo, noi ci dobbiamo preoccupare dei nostri confratelli, del nostro gruppo, ma io questo lo dico a me perché sono proprio un egoista, no? Capite? In questo modo sì, si fa e va bene, ma non è la perfezione. Noi dobbiamo mirare all'amore supremo, no? Allora anche nell'amore preliminare ci sono dei vari livelli.
Va bene prendersi cura dei confratelli, degli amici, no? Ma questo non era un confratello di Sivananda Sena, è un cane. È un cane. Qui il signor Cetania, ve l'ho detto, è un mix, no? Lui attraverso tutte queste cose ci fa vedere, poi ognuno di noi capisce al suo modo, no? Alcuni la vedono, oh, che bella storia. Noi devoti siamo proprio bravi. No, è lui che è bravo. È lui che è bravo. È lui che ha un cuore pieno d'amore, che non vede solo il gruppo dei miei confratelli, del mio maestro spirituale, del mio metodo, del mio modo, vabbè, io non dico che questo va male, va benissimo, ma c'è un bene ancora superiore, ancora più superiore, ancora superiore. Caitanya Mahaprabhu ci ha insegnato questo. Eka dina, eka stane, nai patra aite, udia, navika, kukura, nachadaia, naukate. Un giorno dovettero attraversare un fiume. E il traghettatore che era dell'Orissa non voleva prendere il cane sulla barca. Vedete, il traghettatore non ha questa sensibilità, e non dobbiamo giudicarlo o criticarlo. Sivananda Sena ha un cuore d'amore, e quindi non vede il mio gruppo, non il mio gruppo, ma canta i mantra che canto io. Quello è un cane. Casomai è un demone, casomai è uno che chissà che stranezze ha, è un cane quello. Capite? Lo so, se noi non siamo pronti, non possiamo fare questo, però nel cuore bisogna cogliere queste cose, essere onesti, dire sono ancora all'inizio. Nel principio dell'amore siamo tutti all'inizio. Non c'è da paragonarsi con chi ha vero amore. È molto raro trovare persone che hanno un amore di questo genere in questo mondo. È molto raro. Non basta essere devoti da 50 anni, aver digiunato, aver fatto. Quello lì non c'entra niente, no? La questione del cuore è qualcos'altro. Ma che cosa significa capire il tattva di Krishna? Conoscere i versi a memoria? Saper fare le cerimonie? Mantenere sempre il corpo pulito? Significa questo? No. Significa qualcos'altro, molto più profondo. Quindi è meglio essere umili, no? Tutti umili, tranquilli, amorevoli. Casomai, diciamo, non riesco a capire, però con il cuore, no? Altrimenti siamo come quei cani randagi che si vedono e questo è il mio territorio, questo non è voi, e si massacrano di botte l'un l'altro. Kukura Rahila, Sivananda Dukhi Kahila, Dasa Pana Kadi Dia Kukera Para Kahila. Sivananda Sena era attristato all'idea di abbandonare il cane. Diede al boscaiolo 10 pana di conchiglia affinché traghettassero anche il cane. Così sappiamo la moneta del tempo, eh? Non c'erano monete, allora non avevano monete. 10 pana di conchiglie. Ci sono dei tipi di conchiglie che non sono facilmente imitabili e non si possono trovare in certe zone perché. E allora queste conchiglie, da quel che mi ricordo, si infilavano anche nel filo,
Era la moneta. Veniva riconosciuta ve l'ho detto, c'erano tanti staterelli. Ecco, in questo staterello la moneta è su questo tipo di conchiglie. No? Allora lui gli dà 10 conchiglie di queste e dice, accetta anche il cane. Generalmente, spiega Srila Prabhupada, le monete non erano fatte di metalli comuni, ma d'oro, d'argento e rame. In altre parole, il mezzo di scambio era qualcosa di veramente prezioso. Quattro kadi facevano un ganda, 20 ganda erano un pana. Questo kadi era anche usato come moneta di scambio. Kadi sono queste conchiglie. Quindi è come il centesimo, un centesimo. Anche adesso vediamo la differenza, per esempio, tra un centesimo e 2 euro. C'è una bella differenza anche in metallo, in forma, in quantità. Quindi l'oro è sempre stato riconosciuto perché l'oro ha un valore intrinseco. Questo è importante da capire. La nostra devozione deve avere un valore intrinseco, vale a dire che è nel cuore. E poi dopo c'è un valore dato, come la carta moneta, che non ha nessun valore, sta carta. Nessuno. Gli viene data così, ma non ha nessun valore. Se viene svalutata la carta, non vale niente. Invece l'oro ha sempre un valore intrinseco. A quei tempi anche un paese era suddiviso in piccole conchiglie, ma attualmente i prezzi sono saliti tanto che non c'è nulla che possa comprare con un solo paese. A quei tempi invece un paese era sufficiente a comprare verdura per tutta la famiglia. Fino a 30 anni fa le verdure erano così a buon mercato che con un paese se ne poteva acquistare una quantità sufficiente a mantenere un'intera famiglia per un giorno. Va bene, ci fermiamo qui e ci inoltreremo in questa parte bellissima del viaggio dei devoti da Navadvip a Jagannath Puri, dove il Signore si è trasferito dopo aver accettato Sannyasa, e vivremo proprio capite, in un libro così importante viene inserita questa storia del cane. Aiutato da Shivananda Sena. Non deve fare solo artificialmente la nostra gloria, a noi devoti. No, lui aveva questo cuore, no? E Sri Chaitanya attraverso i suoi devoti ci insegna. Bene, buona giornata a tutti, buona domenica, grazie infinite per la vostra preziosa associazione. Continueremo domattina. Rade, rade, buona giornata.